Cordiale saluto ai nostri telespettatori da Adolfo Leoni. I nostri incontri vanno avanti incontrando personaggi del territorio. Oggi abbiamo come personaggio un personaggio politico e amministrativo, perché è l'assessore Mauro Torrisi, una delega alle politiche del lavoro, alle attività economiche, al commercio, alla viabilità e ai trasporti, quindi una delega pesante. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlare del Natale, delle iniziative che ci sono, saranno prese, sono state prese per questo periodo molto particolare dell'anno. Sinceramente, domenica scorsa passeggiando per Piazza del Popolo, veramente non ci si entrava per quanta gente stava circolando intorno alla pista del ghiaccio. Allora, Mauro Torrisi, innanzitutto benvenuto. Buon pomeriggio Adolfo, buon pomeriggio ai telespettatori. Avete cominciato il Natale in anticipo? Avete cominciato prima? Sì, abbiamo cominciato un po' prima, però fermo già bisogno un po' di ottimismo e allora ci siamo permessi un po' di iniziare il Natale cercando di rendere un po' la piazza più vissuta e cercando di far venire la gente in piazza per socializzare, per divertirsi, per non pensare a quello che è successo. Ecco, un bilancio di questo periodo, per quanto riguarda il tuo assessorato, è un bilancio piuttosto positivo. Sì, Sei soddisfatto? Sì, mi ritengo abbastanza soddisfatto, certo ci abbiamo lavorato molto, io, l'amministrazione e anche i consiglieri, abbiamo dei consiglieri che vanno ringraziati perché ci supportano sempre nelle nostre iniziative. E, siamo riusciti naturalmente con l'aiuto dei proprietari dei negozi e con l'aiuto di chi ha voluto aprire in piazza, chi ha voluto scommettere in piazza, siamo riusciti ad aprire 14 negozi nel centro storico e questo per noi è stato un buonissimo risultato. La gente sta venendo in piazza e questo è un risveglio di Fermo che speriamo si tramuti ben presto in un risveglio anche delle periferie di Fermo. Ecco, infatti è una domanda che ti avrei fatto dopo, però te la faccio adesso. C'è troppa piazza e meno periferie oppure avete cominciato dalla piazza per andare alle periferie? Io ho detto più di una volta che se il cuore pompa il sangue va dappertutto. Certo è che è più difficile arrivare alle periferie, è più difficile parlare con i commercianti delle periferie. Io mi immagino adesso un commerciante del Torre di Palme andare a dire che ci sta ripresa, che ci sta qualcosa, quando in realtà sono rimasti 82 persone a Torre di Palme, perciò la cosa è molto difficile. Però ci stiamo provando, ci stiamo organizzando, stiamo andando più specialmente nella zona di Lido San Tommaso, Lido Tre Archi, ci stiamo spostando lungo le periferie con iniziative, con manifestazioni che possano far riprendere anche quelle zone. Senti, entrando nello specifico e parlando ancora del centro storico, ecco, per Natale che cosa prevedete? Allora, per Natale, a parte il fatto che abbiamo... La pista c'è, le casette ci sono e devo dire che da 14 dell'anno scorso ne sono arrivate 18 di quest'anno e abbiamo rifiutato 6 o 7 hobbisti. E avremo adesso l'accensione delle luci, abbiamo avuto un bel... L'accensione delle luci, l'otto? L'otto. Come di consueto. Come di consueto, l'albero di Natale mi sembra che sia molto bello. Sì. E anche poi, il planetarium. E anche il planetario che abbiamo puntato su questa iniziativa dove la mattina porteremo le scuole elementari e prima media e nel pomeriggio sarà aperto a tutti con un piccolo contributo. All'interno del planetario faranno vedere la nascita del sistema solare, delle stelle, della Terra. Io stamattina sono stato, mi sembra che è andata la classe prima della Leonardo da Vinci, è veramente fantastico, mi sono divertito io che ormai sono un vecchietto, perciò sicuramente si divertiranno anche i bambini. Lì al planetarium c'è qualche insegnante, chi spiega? Adesso sta spiegando uno dei proprietari del planetario che è venuto qua e sarà qui fino al 10 di dicembre, dopodiché... È itinerante perché il planetarium? È itinerante, dico? No. No, dico va bene, però negli altri mesi dell'anno sta in giro per l'Italia. In giro per l'Italia, sta in giro per l'Italia, sì, non avevo capito, scusa. Sta in giro per l'Italia, adesso lui sta qui fino al 10 e poi andrà, perché ha altri planetari in giro per l'Italia, non è solo questo, e poi prenderà in mano la situazione Silvia Cicconi, che è l'organizzatrice con l'associazione Il Mio e Il Tuo del planetario. Senti, quanta gente è arrivata con la pista di ghiaccio? Ieri sera era... Tanta. Era strapieno? Tanta. Guarda, è una soddisfazione andare in piazza e vedere tutta quella gente
che si diverte. E devo dire che, sai, di solito quando c'è tanta gente c'è sempre il caos, la paura di qualche battibecco. Ah, Invece non è tutta vero, sì. gente tranquilla che ride, scherza, parla, è una bella soddisfazione. Porto San Giorgio che vi dice? Porto San Giorgio ha le sue peculiarità, ha messo la pista di Sì. ghiaccio, ha fatto Ci ho il. avuto qualche problema però, C'è avuto con i vandali. qualche problema, qualcuno No, era. ce ne dispiace quindi No, di ma certo, questo. assolutamente, no, no, anche perché il danno penso che sia stato abbastanza pesante, mi sembra, gli hanno rotto le serpentine per far ghiaccio, Eh perciò. sì. E poi hanno fatto, mi sembra, il palo Natale, perciò anche loro si sono evoluti rispetto all'anno Ma la scorso. pista del ghiaccio arrivò prima a Fermo o a Porto San Giorgio? Guarda, Te io lo so ricordi? che prima a Fermo, perché era andata al Prima a Lido di Fermo, vero? Fermo, Esattamente, mi sembra, non sì. vorrei. Però l'aveva portata Romanella al Lido di Fermo. Senti, allora, mandiamo un'altra cosa. D'estate poi mi sembra, bravo. Fuori un poco, Fuori, vabbè, fuori, però. fuori tempo, fuori stagione. No, volevo chiederti questo, però le messe di Natale non si faranno qui nel centro storico. Veramente? Cioè questa è una notizia che. Ah, sono io che do la notizia a te. Questa è una notizia che mi dai tu, perché pensavo che. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe che vadano lì nella palestra di Via Leti. Io pensavo che le facevamo invece al Girfalco fuori. Gilfalco? No, perlomeno ho sentito questa cosa. Io pensavo che la facevano fuori. Vabbè, allora abbiamo parlato del planetario, abbiamo parlato della pista di ghiaccio, poi che c'è? Mostre. Mostre. Come si fa? Non abbiamo più nessuno spazio. Abbiamo sotto il Palazzo dei Priori, che c'è stata quella degli orologi, e stiamo sfruttando quella della storia. Dopodiché non abbiamo più posti Senti, per le Palazzo dei mostre. Priori, a che punto sta? Guarda, è una domanda che purtroppo non so risponderti perché l'ho fatta anch'io più volte, sia a Francesco che a Paccabello, e mi dicono che stanno lavorando perché lo vogliono assolutamente rimettere a posto entro gennaio-febbraio, però Certo. non so a che punto stanno. Senti, ma ci ha avuto lesioni consistenti oppure che tu sappia? Guarda, io l'ho visto, lesioni consistenti Non no, ci però la stanno. pericolosità non posso dire quando sia grave o meno. Certo, è per chiuderlo. Senti, guarda, parlavi di 82 persone rimaste a Torre di Palme. Sì. Prima Perché prima quante ce n'erano? mi sembra che stavamo attorno alle 150. E gente che se n'è andata dove? Gente che se n'è E perché poi, andata. soprattutto? Il perché è difficile, perché ognuno magari ha la sua motivazione, no? La casa che magari è diventata vecchia, i figli che si sono sposati, si sono spostati e si sono portati anche i genitori dietro, i bambini che magari a Torre di Balme già hanno. Poche possibilità per la scuola, per tutto quanto, e le motivazioni sono tante. Il problema è che si è praticamente assottigliata tutta la gente che stava su, e oggi come servizi praticamente non c'hanno un bar e un genere alimentari. Tu sai che il 2017 è l'anno dei borghi? L'anno dei borghi, Torre dei Balmi, mi sembra che rientra come Cioè, potrebbe essere, come dire, un punto per un nuovo sviluppo? per ripartire anche verso quella zona, e speriamo. Mi sembra che sia stato inserito nei borghi più belli d'Italia. Questo non so dirtelo, però il 2017 sicuramente sarà l'anno dei borghi, come il 2016 è stato l'anno dei cammini. L'anno Quindi, dei cammini. l'anno dei cammini, sì. Senti una cosa, tu c'hai, oltre che la delega, insomma, al commercio, quella alle politiche del lavoro. Che fai su questo fronte? No, perché, sai, la questione del lavoro è una questione La pressante politica del oggi, eh? lavoro, E poi un sinceramente. comune che può fare sulle politiche del lavoro? Allora, noi sulla politica del lavoro stiamo lavorando con il progetto Retailing. È un progetto particolare su cui sinceramente credo molto. E è un progetto a cui abbiamo invitato a partecipare non solo commercianti o artigiani, ma abbiamo invitato a partecipare tutte le associazioni, abbiamo invitato gli ordini, abbiamo invitato tutti quelli che possono dare qualche idea per sviluppare questo progetto. E Cioè, un progetto basato su che? basato su che? Basato sullo sviluppo del commercio e del lavoro. E ci sono 9 città che partecipano a questo progetto e Fermo è una delle 9. E adesso non mi ricordo preciso le città quali sono. E siamo stati già in Spagna e siamo stati in Romania, mi sembra. Romania, Romania, sì. Romania siamo stati per vedere i loro progetti. Poi
a febbraio 2018 verranno tutti i rappresentanti di questa nuova città a vedere i nostri progetti. Quindi sviluppo commerciale. Sviluppo commerciale e artigianale. Stiamo lavorando su questo. Certo, non è una cosa che domani mattina possiamo dire che può partire. Però io di solito sono molto pratico e le proposte, specialmente quelle che vedo tanto fumose, me preoccupano. Questa però l'ho vista veramente realizzabile, ci vuole del tempo ma è realizzabile. La sta curando per noi Carlo Pagliacci, abbiamo fatto già due incontri e sono stati molto partecipati e speriamo di tirare fuori qualcosa di positivo. Senti, io ricordo che diversi anni fa, ormai un paio di decenni, l'allora assessore al commercio, insomma, pari tuo, che era Ubaldo Renzi, tirò fuori le botteghe artigiane lungo via Mazzini. Non so se tu te la ricordi questa cosa. No. E non era campata per aria, poteva essere uno sviluppo, lui parlava di via condotti artigiani, ma anche negozi di un certo livello. Ma questo te lo dico tanto per una memoria storica. Una cosa del genere noi l'abbiamo provata l'anno scorso, che quando abbiamo fatto il progetto Adotta una vetrina. E Sì. c'è stato un riscontro pazzesco perché eravamo riusciti ad adottare tutte le vetrine di piazza più qualcuna del Corso Cefalonia e devo dire con molto orgoglio che queste vetrine adottate oggi sono diventati negozi. A volte con Quindi ha questo funzionato, dici sì, tu. ha funzionato benissimo, a Cioè, volte rendiamoci conto e poi dopo eventualmente. rendiamoci conto e poi andiamo. Oggi in piazza abbiamo solo due vetrine libere di due proprietari che vogliono solo vendere e non vogliono affittare, altrimenti sarebbero occupate anche queste. In Corso Cefalonia ne abbiamo tre. E per noi è stata una grossa soddisfazione. Non era il discorso che faceva magari con le botteghe artigiane, però è stato un momento Sì, ma poi le cose cambiano col che tempo, ci ha dato la quindi. possibilità di far aprire diversi negozi in piazza. Senti, prima parlando della pista di ghiaccio, nel senso che un po' di festa, cioè, tu dicevi serve anche un po' per divertire, per non pensare, per obliare i problemi. Perché? Allora, noi quando siamo partiti nel 2015, giugno 2015, ci siamo dati un obiettivo, riportare un po' di entusiasmo e voglia di vivere nei fermali. E penso che ci siamo riusciti. Adesso noi non possiamo portare lavoro, portare denaro nelle famiglie, questo non possiamo farlo, però possiamo dare l'impressione che comunque a fermo si vive meglio. Senti, la giunta come va? Benissimo. Certo, non, pot... non Va chiedere mai all'oste com'è il suo vino. No, benissimo. La giunta, stiamo lavorando bene, ma soprattutto stiamo lavorando in sinergia. E quella è la cosa che forse ci ha fatto fino ad ora ottenere dei buoni risultati. Senti, i consigli comunali. No, rispetto, tu potresti essere l'uomo della prima repubblica, non è vero, e della seconda repubblica. Come li vedi? Come sono? Allora, i consigli comunali considerano una cosa che tutta, e dico tutta, la maggioranza è nuova del consiglio comunale. Perciò c'è stato un periodo in cui hanno dovuto fare un po' di rodaggio i nostri consiglieri. C'era qualcuno che spiccava in maniera magari un po' più alta, perché magari giornalista, avvocato, riusciva a esprimersi meglio e a capire un po' com'era la politica all'interno del Consiglio Comunale. Ma adesso devo dire che tutti quanti i ragazzi si sono dotati sia di linguaggio che di proprietà politica, perciò stiamo andando bene anche a livello del Consiglio Quindi Comunale. li hai visti crescere in Li ho qualche visti maniera? crescere e veramente sono orgoglioso di loro. Io mi ricordo i tempi addietro, i consiglieri comunali Stiamo parlando di facevano. maggioranza e No, minoranza, tutti, eh? no, assolutamente, maggioranza e minoranza, dopo con tutte le loro Certo, caratteristiche politiche normalmente, però anche la minoranza ci sono molti, molti, molti ragazzi nuovi e ragazzi, qualcuno o meno siamo ragazzo, tutti però ragazzi, siamo tutti siamo tutti ragazzi. ragazzi. Però a me mi piace, certo è che, io non lo so, posso dire una cosa, si parla meno di politica più di contenuti. E mi ricordo che gli anni addietro c'erano più politici. E si parlava meno dei contenuti, magari della cosa in se stessa, ma si parlava un po' più ad alto livello politico. Questo devo dirlo, io mi Questo è un bene o un ricordo. male?
Guarda, per come sono fatto io è un bene. Però molti pensano Allora, sai, che. la concretezza non, come dire, non si basa su qualcosa, su un retroterra, E un allora modo di intendere le cose, quindi. ci vorrebbe sempre il mix. Il Esatto. mix sarebbe perfetto per tutti. Senti, se chiudi gli occhi vorresti fermo come? Se chiudo gli occhi vorrei fermo. Mo dico una cosa che il sindaco mi è innevata. Però Innevata. Cioè, non è naturale oppure. mi piacerebbe quella cartolina fermo in Nevada, però capisco che qualche problema ce l'ha il sindaco, ce l'ho pure io perché come assessore alla viabilità penso che. Però mi dà quel senso di pace, di tranquillità la neve, la vorrei così. Cioè, quando tutto si ferma e tutti possono riflettere, stare insieme, ritrovarsi, prendere un ponche, una cioccolata Una calda. cioccolata, ti immagini la sera dell'ultimo dell'anno Certo. con un po' di neve, sarebbe fantastico. La neve mi è sempre piaciuta. Senti, noi abbiamo la sede qui a Piazzetta, no? Siamo tranquillo a Piazzetta, qualche commerciante ha fatto qualche problema. Ci riferiamo Ci a. riferiamo al fatto, insomma, degli scarichi, carichi, scarichi. Ma guarda caso, vabbè, io non voglio fare, sinceramente, non voglio fare polemica su quello. È logico che io non volevo assolutamente dar fastidio ai commercianti, non volevo creare problemi a loro. È stata una richiesta che mi hanno fatto i commercianti. Certo, non quello Pieroni che se lamenta, me l'avevano fatte altri due commercianti. E secondo me era una cosa che si poteva tranquillamente fare perché lì davanti non c'era più non c'erano più i locali commerciali e mi sembrava giusto rendere quei due posti per i clienti dei vari negozi che c'erano, ecco tutto qua, non è che volevo fare qualcosa contro qualcuno, pensavo di Se, fare qualcosa pro. senti una cosa, quanti punti rimangono inevasi nel programma dell'amministrazione? Allora, i punti nevasi ne sono tanti, perché se parli di programma di Piazza Pulita ce n'aveva 50, perciò noi stiamo lavorando. Se qua, Più magari i più tuoi. magari i miei, perciò ne sono tantissimi. Io penso che in un anno e mezzo abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto veramente tanto. Forse qualcosa non siamo riusciti a farlo passare, a vendercelo bene, tra virgolette, però abbiamo fatto tanto e la giunta sta lavorando, cioè passano ogni martedì, passano 10-15 pratiche, il che significa che tutto va Sciolta. avanti in maniera abbastanza scorrevole. Poi devo dire che c'è stato un primo momento dove la politica andava più veloce dei dipendenti comunali e dei dirigenti comunali. Oggi devo dire che anche loro hanno preso il nostro ritmo e si sta camminando alla grande. Certo, i punti ne mancano molti, ma però ci abbiamo altri 3 anni e mezzo, speriamo. Certo. Senti, e i rapporti con l'entroterra? Allora, faccio una premessa. Faccio una premessa, nel programma c'era anche un assessorato al territorio. Ora, venuta meno la provincia, perché questa è una provincia esangue, venuta meno la Camera di Commercio, anche perché comunque sia è diventata esangue, è una città capoluogo, deve averci un occhio all'entroterra come alla costa. Guarda, ti dico la verità, questo assessore al territorio in campagna elettorale ce l'avevamo sentiti e io ne avevo parlato più di una volta. Ne ho parlato anche col sindaco più di una volta. Il sindaco è stato sempre molto aperto verso questo assessorato. E il problema è che non l'abbiamo mai affrontato concretamente, questo discorso qua. Ma sono sicuro che lo affronteremo, anche perché vedo che ogni volta che noi chiediamo ai comuni limitrofi consigli, aiuti, chiediamo di venire a fare le loro manifestazioni da noi, come è venuto il comune di Ortezzano per quanto riguarda il vino, e li vediamo molto, molto aperti, molto vogliosi di partecipare. Perciò è un discorso dell'assessorato al territorio che sicuramente riprenderemo e che siamo convinti che Fermo deve meritare quel prestigio, però non deve essere obbligato quel prestigio, cioè non deve essere Imposto. imposto, bravo, scusa, non deve essere imposto, ma deve essere meritato. Io spero che Paolo riprenda questo discorso anche con la sollecitazione mia e che possiamo portarlo avanti. Senti, Camera di Commercio, situazione No, guarda, la situazione pesante, della Camera di Commercio è pesante, pesantissima, pesante. non
non vorrei entrare nel merito Però perché. sai, tu con la delega alle politiche del lavoro e all'economia è un occhio alla Camera di Commercio. Il momento è un momento di stand-by della Camera di Commercio, perché sappiamo benissimo che ce la vogliono togliere. E politicamente stiamo facendo tutto il possibile per cercare di farla rimanere a fermo. Il discorso un attimo che si è creato, questo problema che si è creato all'interno della Camera di Commercio sicuramente non ci sta aiutando, però vedo che questo rafforzamento nei confronti di Battista in questo momento, dove c'è qualche problema, sicuramente ci può portare qualche punto a nostro Senti, province, tifi il sindaco di Monturano o il sindaco di Maiano di Tenna, che sono sindache? Questa è una domanda che speravo che non mi facevi, però. Allora, per gli accordi presi, tifo per il sindaco di. Ma, di... Maiano di Tenna. No, fermati! Quale? Per gli accordi presi, tifo per il sindaco di Monturano, Monturano. che tra parentesi lavora Posto all'ufficio commercio dipendente. insieme a me. Tifo per lei perché ci sono stati degli accordi che in qualche modo, se sono stati presi come il sindaco dice che sono stati presi, andavano rispettati. Bene, allora, che fai a Natale? Che Oltre faccio? a pattinare, Allora, pattinaggio ho paura. c'hai paura? Sì, ho paura e io ero un grosso pattinatore con i pattini a rodelle, ma ho provato l'anno scorso a mettere questi a lama. Ho preso lì il Quindi pinguinetto e ho non camminato. sei un buon esempio. Non Non sono sei un un buon buon esempio, però mi esempio. piacerebbe. E posso promuovere la fiera del lotto? Come no, eh? Siamo qui apposta. Allora, l'8 di dicembre avremo la fiera di Natale e ci sono una settantina di ambulanti, ma non è il numero che conta perché tante volte si spara 300, 400. L'importante è che ci sia ancora voglia di venire a fare gli ambulanti a Fermo, perché tante volte si dice che Fermo non è più una città appetibile, invece non è vero, Fermo si sta riprendendo, perciò gli ambulanti arrivano. Abbiamo molti artigiani, molti produttori. E praticamente abbiamo dalla Madonnetta, famosa Madonnetta, via 20 settembre, fino a Corso Cefalonia, San Zenone e Piazza Lazzolino, tutto completamente pieno. C'è la pista, l'albero di Natale, il planetario, un po' di musica con i zampognari, col complesso degli Abbanda, perciò sicuramente faremo una bella manifestazione. Poi alle 6 del pomeriggio ci trasferiremo, chi vorrà, al piazzale del Girfalco. Perché tramite gli astrofili di Pedaso vedremo la Luna, vedremo lo spazio, le stelle, e sarà una piccola cosa, una piccola chicca in più che mettiamo nella fiera di E Natale. magari anche l'arrivo di Gesù Bambino, perché in tutto Magari anche l'arrivo di questo. un bambino, non si sa mai. Bene, allora Mauro, io ti ringrazio. Grazie a te. Quindi ringrazio l'assessore al commercio del Comune di Fermo che ci ha spiegato un po' quelle che saranno le realizzazioni per Natale, ma non solo di questo abbiamo parlato. Quindi gli incontri continueranno anche con altri personaggi. Grazie a tutti e a risentirci.